Sono scelte e provvedimenti inaccettabili, dimostrano di non conoscere davvero la specificità della pesca del Mediterraneo. Non è normale quello che stanno facendo, vorrebbero davvero uccidere la pesca, non lo consentiremo. È evidente che bisogna lavorare affinché questi provvedimenti non vedano la luce. Sono atti che davvero mettono in crisi un settore che è già provato da tante difficoltà, ma colpire oggi soprattutto le specie ittiche che fanno il reddito delle nostre marinerie, perché il gambero rosso, il gambero rosa, il nasello, lo scampo sono i pesci che ci consentono di fare il reddito, e quindi è evidente che ci dobbiamo organizzare per fare in modo, partendo da Palermo, proseguendo per Roma fino ad arrivare a Bruxelles, perché sono delle direttive che vanno cambiate. Serve un regolamento sulla specificità della pesca del Mediterraneo. Bisogna andare a Bruxelles e difendere con la competenza. Purtroppo c'è un deficit di competenza. Spesso chi parla di pesca neanche conosce la differenza tra la tua e la poppa di un peschereccio. E questo è un fatto grave. Serve che la politica comprenda che la pesca è un settore economico vitale, è uno dei polmoni fondamentali che produce reddito, che produce posti di lavoro. Allora serve, a partire dalla politica tutta, ma anche le rappresentanze di categoria, noi dobbiamo immediatamente chiedere un incontro a Bruxelles con il commissario, perché, ripeto, queste misure sono inaccettabili.